si balla! Ciao, Pocoyo! Ciao, Pato! Ciao! Guarda! Ciao, Ellie! Pavimento luminoso, giradischi, musica a tutto volume, luci! Fantastico! Si balla! È una discoteca! Forza, Pato! Che ritmo! Fenomenale, Pato! Facciamo tutti un bel applauso per questa spettacolare esibizione di ballo. Che ti prende, Pocoyo? Non ti piace come balla Pato? No! Pato dice che non ti piace come balla perché sei invidioso, Pocoyo. Fantastico! Un numero spettacolare, Pocoyo! Oh oh, Pato sta per farne un altro. Sta diventando una vera e propria gara, ragazzi! Davvero impareggiabile, che ne dici, Pocoyo? Eccolo di nuovo in pista. E stavolta c'è anche Fred. Insieme! Pocoyo vuole che battiamo le mani. Forza, ragazzi, tutti insieme! E ora che fai? Non dirmi che stai per lanciarti in un altro ballo, Pato! Oh, Pocoyo pensa di poter fare un ballo ancora più bello! La cosa sta un po' sfuggendo di mano. Ma ora è Ellie a scendere in pista.
io, Ellie ha avuto un'idea. Potete benissimo ballare tutti insieme. Fantastici! Ah, è così che ci si diverte. Alziamoci tutti in piedi e scateniamoci. Forza, ragazzi! E vai col funky! Evviva Ellie! Evviva il ballo che si fa in compagnia! Ciao ciao, alla prossima! Lezioni di danza con Ellie. Guardate, è Ellie! È bellissima! Le facciamo un bel applauso quando finisce? Applaudite anche voi! Brava, bravissima! E ora? Dov'è andata? Ellie, sei stata magnifica! Era veramente... Che cosa c'è? Oh, sì, la porta... Scusa. Ellie, sei stata semplicemente magnifica! Quelle movenze così eleganti! Diventerai di certo una grande ballerina un giorno! Beh, ovviamente tu danzeresti insieme ad altri ballerini! E ovviamente saresti tu la star. Una grande star. Beh, non sono così. E ora dove sta andando? Oh, certo. Attenzione, prego. Ellie ha una cosa da chiedervi. Che ne direste di entrare tutti a far parte del corpo di ballo di Ellie? Oh, sarà un bello spasso. Coraggio, si va! Sì, certo, un po' di riscaldamento. Ottimo. E uno, e due, e uno. Credo che Ellie vi stia dicendo di fare proprio come lei. Magnifico! Coraggio! Proviamo tutti! Provate anche voi! Che disastro! Elegante. Coraggio, proviamo tutti insieme? Oh, mamma mia! Oh, povero pato! Sì, certo. Certo, Ellie vuole che tu stia lì, pato, e lei volerà leggera fra le tue braccia. Più o meno. Cercano di fare del loro meglio. Non è colpa loro se non sanno ballare divinamente come te. Hai un'idea per un passo che potrebbero fare? Vorresti che battessero le mani tutti insieme? Credo che Ellie voglia sapere se lo sai fare, Pocoyo. Thank you.
certo, sì, ho capito. Vuoi che battano le mani a ritmo mentre danzi? Sì, Pocoyo, sembra proprio che Ellie sia triste. Perché non vai un po' a vedere che cos'ha che non va? Credo che Ellie voglia sapere perché non vuoi ballare con lei, Pocoyo. Troppo severa! Vedi, il fatto è, Ellie, che i tuoi amici non vogliono ballare se non per divertirsi. Voi che cosa ne dite? Pensate che Ellie debba provarci un'altra volta? Sì! Provaci ancora, Ellie! Ah, hai un nuovo balletto da mostrarci! Che meraviglia! Oh, è meraviglioso! Beh, ora sì che ci divertiamo! Temo che siamo arrivati alla fine. Facciamo un bel applauso? Pronti? Brava! Ciao ciao, alla prossima! Il guastafeste. Ciao Pocoyo. Ciao! E quella è una radio. Dei palloncini. Ma chissà cosa starà combinando Pocoyo. Festa, sì! Una festa! Magnifico! Ma per chi è questa festa, Pocoyo? Pocoyo! Una festa per te stesso. Vediamo un po' chi vorrà invitare Pocoyo alla festa. Amici! Ah, gli sì, amici! Sì, ma certo! Sì. One, two, three. Guarda, Pato, che ballerino! Stop! Che succede, Pocoyo? Perché hai fermato la musica? Nuovo gioco! Giochiamo! Beh, sembra molto divertente! È una gara! Chi prende prima la palla? Cosa? Ah, certo, si gioca passandosi la palla. Wow! Ah, ho capito, devi portare la palla a un compagno. Immagino che sia questa la tua festa, Pocoyo. E vai, che forza! Vai!
Ehi, pato! Stop! Ma Pocoyo, il divertimento stava cominciando adesso! Nuovo gioco! Sì! Certo, Pocoyo vuole che tutti saltellino su un piede solo. Lo facciamo tutti insieme? Forza, ragazzi! Saltellate! Ho detto un piede. Pocoyo? Oh, è così che ci si diverte. Battiamo tutti le mani a tempo. Coraggio, tutti insieme! Stop! Pocoyo, che ti succede? Perché non vuoi più fare la festa? Si stavano tutti divertendo tantissimo. Non Pocoyo. Ah, certo. È perché i tuoi amici non facevano quello che volevi tu? Ma Pocoyo, devi lasciare che ognuno si diverta a modo suo. Altrimenti perché si fanno le feste? E dopotutto, non sarebbe neppure una bella festa senza gli amici, no? Voi che ne dite? Pocoyo dovrebbe invitare di nuovo gli amici? Sì, invitali di nuovo! Scusate! Stop! Oh, di nuovo, Pocoyo! Stava scherzando! Evviva Pocoyo! Bisogna sempre divertirsi in compagnia! Ciao ciao, alla prossima! Una sorpresa per tutti! Guardate, ci sono Pato, Ally e Pocoyo! Ciao ragazzi! Che bello! Non c'è nulla che mi piace di più che giocare a lanciarsi la palla! Che c'è, Pato? Che succede? Oh! Ma che cos'è quello? Qualcuno di voi sa dire che cosa c'è sotto il paracadute? È un regalo! È un regalo! È vero! È un regalo! È fantastico! E per chi è? Non c'è scritto. Ellie! Ellie! Un melone? Come? Ma... Pato! Oh no! Oh! Ehi! Voi tre? Non è il caso di litigare! Guardate! Vedete? Ce n'è uno per ognuno di voi! Ah, Ellie dice che il suo regalo è sicuramente il migliore! Voi che ne dite? Volete che i nostri amici aprano i regali? Certo, certo, assolutamente! Forza, vediamo cosa c'è! Lacci colorati! Che regalo insolito! Molto utili! Secondo Pato, i lacci sono un regalo piuttosto stupido. Bene, e tu cosa hai ricevuto? Ehi, ma
è un foglio di carta colorato. Che meraviglia! Certo, Ellie, so che anche tu non ti aspetti un granché da questo regalo. Ma cos'hai ricevuto? Che cos'è? Una scatola di bastoncini azzurri, fantastico! Ehi, su, pato, Pocoyo! Guardate, Ellie, vedete? I bastoncini possono essere davvero un bel regalo! E anche quella cordicella sembra un bellissimo gioco! Cos'è quello? Pato, non mi dire che quello è il tuo foglio di carta! Sei un papero davvero impareggiabile! Ma sono tutti regali con cui divertirsi un mondo! Quello cos'è, Pocoyo? Forse ho capito. Qualcuno di voi sa dire a Pocoyo cosa può fare se mette tutti questi oggetti insieme? Un aquilone! Un aquilone, certo! Prendete tutti i vostri regali, li mettete insieme e costruite un aquilone. Ehi, che bello! L'aquilone vi è venuto benissimo! Bravi! Siamo! Mamma mia, far volare un aquilone è molto più complicato di quanto sembri! Ottimo lavoro, Ellie! Pato! Evviva i regali che si possono condividere! Evviva gli amici che giocano insieme! Ciao ciao, alla prossima! Un tè da Ellie. Oh, guardali! Ciao a tutti! Ciao! Oh, ecco che arriva Ellie! Ciao Ellie! Cosa hai in mano? Degli inviti. Che bello! Qualcuno di voi sa dire a Pocoyo e Pato per cosa sono gli inviti che ha in mano Ellie? L'invita a bere il tè! Sì, Ellie li invita a bere il tè da lei. Che succede? Non vi piace andare a bere il tè da Ellie? Che dici, Pato? Che Ellie impone troppe regole quando vi invita a bere il tè. Fai questo, non fare quello. Fai questo, non fare quello. Uffa! Ho da fare. Ultimo avviso, ragazzi. Non c'è nessuno che vuole andare a bere il tè da Ellie? Thank you.
pare che alla fine Ellie riesca ad avere almeno un ospite a bere il tè con lei. Ah, non c'è nulla di più buono di una bella tazza di tè caldo. A eccezione forse di un vassoio di biscottini fumanti appena sfornati. Buoni! Quei biscottini hanno un profumino molto invitante, vero Ronfottino? Qualcuno di voi può dire a Pocoyo e Pato da dove viene quel profumino allettante? Biscotti! I biscottini di Ellie! Esatto! Deliziosi! Ma dove sono? Non sei stato affatto educato! E adesso? Ellie ha un altro vassoio dei suoi squisiti biscottini. Se foste andati a bere il tè da lei, sono certo che li avrebbe offerti anche a voi. Ciao! La sua bambola dicono che dovreste mettervi in testa un cappellino prima di mangiare i suoi biscotti. Ellie e la sua bambola dicono che dovete prima cantare la canzoncina dei biscotti. Ma che buoni i biscottini, brava Ellie. Ellie dice che dovreste ballare mentre cantate la canzoncina. Ma che buoni biscottini, brava Ellie, brava! Oh cielo, è proprio vero! Ma quante ne vuole? Forse hai esagerato un po', Ellie. Qualcuno di voi può dire a Pocoyo da dove viene quel rumore di biscotti croccanti? Pocoyo, che cosa state combinando adesso voi due? Fuoco! Oh no! Ascolta, Pocoyo, perché non chiedi educatamente a Ellie se può darti uno dei suoi deliziosi biscotti? Sono sicuro che te li darebbe. Biscotto! Che aria triste, poverini! Dici che i tuoi amici sono molto più importanti delle tue regole. Guardate un po' cosa ha portato Ellie per voi! Aspettate! Pensate che Ellie vi lasci mangiare i dolci così? Sì! Ora sì che gli lascerò mangiare tutti quei dolci! Fantastico! Evviva le cose da condividere! Evviva il tè con i biscotti! Ciao ciao, alla prossima! Spettacolini! Guarda, c'è il Bruco! Ciao Bruco! Dove vai di bello? Ah, ma ci sono anche gli altri! Ciao! Ciao! Oh cielo! Mamma mia! Ma oggi sono forse impazziti tutti quanti! Ehi, cos'è tutta questa euforia? Spettacolini! Ah,
farete degli spettacolini. Che bello! Allora, chi si presenta per primo? Ah, Ellie! Fantastico! Ellie si esibisce in un particolarissimo balletto karate. Straordinario! Facciamo un bel applauso a Ellie! Oh, tu sei il prossimo ronfottino? Dici che questo flipper l'hai fatto tu, ronfottino? E farai delle cose folli? Bene, coraggio allora! Ehi, un punteggio eccezionale! Un talento davvero sorprendente! Va tutto bene, Bruco? Il prossimo! Sì, sì, lo spettacolo continua! La balena è la prossima, ma dov'è finita? Balena? Sei stata magnifica, balena! Facciamo tutti un bel applauso! Viva la balena! E ora Pato si esibirà in uno speciale numero di trasformismo. Si trasformerà ogni volta in un oggetto diverso. Molto interessante! Oh, un tavolino da ping pong! Giochi da campione, Pato! Dei fiori, che belli! Un ventilatore! Trovata geniale! Un'altalena! Fantastico! Oh, vuoi che indoviniamo quale sarà la tua prossima trasformazione? Benissimo! Cosa pensate che Pato stia fingendo di essere? Un orologio! Pato fa l'orologio! Pato sta facendo l'orologio! Oh, giusto, giusto, sì, l'orologio! Su, ora facciamo l'ultimissimo. Chiudiamo in bellezza. Ehi, un'auto che corre lungo la strada! Grande! Un bel applauso per Pato! Super Pato! Sei stato formidabile! Bruco, tocca a te! Oh, penso che il Bruco voglia che vada tu per primo, Pocoyo, se non ti spiace. Ok! Vuoi che io legga quel foglio per te, Pocoyo? Hai scritto una storia. Tanto tempo fa c'era una minuscola dolcissima zanzara. Minuscola zanzara. Che viveva in un enorme castello. Un castello gigante. Ma si sentiva molto sola in quell'enorme castello. Mi sento tanto sola. Un giorno ebbe un'idea. Pensò di organizzare una grande festa. Festa! Invitò il suo amico Pablo. Invitò Marcus, il furgone, e Marta, la montagna. Poi la zanzara saltò sulla sua bella moto per raggiungere gli amici, ma... Boom! Fece un capitombolo. Ma non si fece nulla, perché per fortuna aveva in testa il casco. Fine della storia. Ehi, hey, un bel applauso! Bruco, dove scappi? Ora tocca a te. Sta volando via! Coraggio, piccolo Bruco! Provaci almeno! Saresti bravissimo! E poi è solo per gioco! Forza, incoraggiamo tutti il Bruco a fare la sua prova! Provaci, Bruco! Fai la tua prova! Facciamo vedere cosa sai fare! Ok, vediamo il tuo spettacolo! Ippopotamo! Ippopotamo! Che forte! Certo, il
bruco dice che gli ippopotami sono grossi mammiferi erbivori che vivono principalmente nell'Africa subsahariana. Affascinante! Ah, e stanno per la maggior parte del tempo nell'acqua cibandosi di piante acquatiche, ma di notte migrano sulle praterie per pascolare. Che ve ne pare? Evviva, coraggio! Facciamo un bel applauso al nostro bruco e a tutti questi talenti straordinari! Ciao ciao, alla prossima! Ippopotamo! Filmini ricordo. Ciao a tutti! Che cosa state guardando? Ehi, Pocoyo ha un proiettore di film! Ciao, Pocoyo! Ciao! Oh, stiamo per vedere un film! Di cosa parla? Amici! Un film sui tuoi amici? Sì! Fantastico! Adoro i film! Non vedo l'ora! Non sto più nella pelle! Ehi, guardate un po'! Pocoyo! Sì, sei proprio tu, Pocoyo, sul grande schermo. Ma sei incredibile. Scusa, Pocoyo. Ce ne sono altri? D'accordo, va bene, non faccio rumore. Ma guardatelo. Guardate quel monello. Dove è andato? Ah, sì, certo! È Super Pocoyo! Ecco Pocoyo che balla! Chissà se è davvero Pocoyo quello del suo filmino. Beh, voi non preoccupatevi, Pato ed Ellie. Sicuramente ci sarete anche voi. Ah, visto? Quello sei tu, Pato! E c'è anche Ellie! Oh, qui facevate morire dal ridere. Sembravate tutti e due. Tutti e due. Beh, a dire il vero sembravate davvero stupidini. Wow. Oh, guardalo, Pato, sei fortissimo. Pato, sì, sì. Povero Pato, povero ficone. È davvero... È troppo divertente. Che ridere. Potete dire a Pocoyo se a Pato e Ellie il suo filmino piace? No, allora non piace. Temo che non tutti si stiano divertendo con i filmini come te, caro Pocoyo. Oh, Ellie, anche tu hai dei filmini che vorresti farci vedere. Guardate che brava Ellie! Oh, straordinaria! Sei proprio una ballerina formidabile, Ellie. Sei così aggraziata, incantevole. E sei anche la principessa del monopattino. Ehi! Wow! Un numero indimenticabile, Ellie. Ma non hai nessun filmino dei tuoi amici? Beh, allora vediamoli. Ci divertiremo un mondo, lo so. Povero Pato, non si vede più. Spiaccicato di nuovo. Oh cielo, secondo voi a Pato piace il filmino di Ellie? No, non gli piace affatto. E ora è il turno di Pato, che vorrebbe farvi vedere i ricordi a lui più cari. Fantastico! Oh, oh, guardate! Oh, Pato qui era davvero elegantissimo. Ecco un papero di un certo livello. Pato qui è davvero un bel tipo.
Che simpatico pennuto stravagante il nostro pato! Pato sullo skateboard? Pato che fa gli origami? Pato che vola tra le nuvole? Pato che fa le costruzioni? Oh cielo! Non sono molto sicuro che agli altri interessi questo film, Pato. Ci sei soltanto tu? Oh, temevo che accadesse. Stanno litigando. No, ragazzi! Per favore, basta! Chissà cosa hanno in mente Ronfottino e il Bruco. Qui ci vuole un filmino che piaccia a tutti quanti. Ronfottino, Bruco, vediamo un po' il vostro filmino. Eccoli lì a giocare tutti insieme. Non è il filmino più bello di tutti? Sì! Sì, giocare insieme è la cosa più bella! Evviva gli amici! Ciao ciao, alla prossima! Il frullatore matto. Ehi là, buongiorno Pocoyo! Che cosa c'è? Oh, una macchina! All'aria di una macchina strana è molto complicata, vero? Ma che cosa si fa con questa macchina, Pocoyo? Una trombetta e una radio. Frulla! Frulla? Oh, allora questa macchina è un frullatore. E questo? Ehi, una trombetta che suona tutti i tipi di musica! E voi che ne dite? Vi piace il nuovo giocattolo di Pocoyo? Sì, ci piace tanto! Anche a me! Ed è una trombetta che possono suonare tutti. Provaci anche tu, Bruco, su. È incredibile, ma come si chiama? Una tradio? Una ramba? Beh, devo proprio dire che questa macchina è davvero un oggetto incredibile. Ciao, Ellie! Ah, ho capito! Aspetti una telefonata! Ah, ed è anche molto importante! Pocoyo? Che stai facendo? Pocoyo? Non sono certo che tu stia facendo la cosa giusta! Oh no! Un treno? E la pista? Un trenofono! Attenzione, c'è qualcuno in linea! Ellie, temo che tu abbia perso quella telefonata che aspettavi. Svelta, Ellie, rispondi! Pocoyo, non credo che Ellie sia molto contenta. Pocoyo, quello è l'osso di Lula. E una molla. Oh no, 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 non me lo dire, ti prego. Ehi, guardate! Un osso che rimbalza! È davvero incredibile, ma non per Lula, ahimè. Pocoyo, forse è meglio non giocare più a questo gioco. Un cappello. Una torta.
delle candele. Ancora! Voi che ne dite? Secondo voi Pocoyo dovrebbe rimettere a posto le cose dei suoi amici? Sì! Povero Pocoyo, forse i tuoi amici si sono arrabbiati perché hai preso le loro cose senza permesso. Io però penso che la tua macchina sia davvero geniale e non sono l'unico a pensarlo. Senti, ho un'idea. Perché non inviti i tuoi amici a una festa del frullatore matto? Tu però non usare le loro cose, capito? No? Secondo voi, Pocoyo dovrebbe fare una festa con i suoi amici? Sì! Fa la festa! Evviva! E festa sia! Ciao a tutti e benvenuti alla festa del frullatore matto! Con torte volanti! Con treni che fanno palloncini! Enormi alberi altoparlanti e la strabiliante macchina per le bolle di gelato. Delizioso! Pocoyo, perdonato! Che super festa e che sollievo! Evviva Pocoyo! Ciao! Alla prossima! Nuovi amici. Ciao Pocoyo. E questo cos'è? Sembrerebbe proprio... Oh! Che oggetto strano. È di un bel colore acceso. Qualcuno di voi sa dire di che colore è? È rosso! Giusto, è... Oh. Però prima devi riuscire a prenderlo. Già, ma... Uffa, sembra un'impresa facile. Ma forse vuole solo giocare, Pocoyo? No, 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 Pocoyo, non è proprio il caso di fare in quel modo. Sì, certo, capisco che vorresti prenderlo, Pocoyo, ma... Ha parlato! Sì, ha parlato! Forse qualcuno dovrebbe rispondergli. Tu, Pocoyo. Vai, ora tocca a te, Pato! Però non sembra che funzioni granché. Così funziona. Oh cielo, e ora dove va? Pensate che possa tornare se lo chiamiamo tutti dicendo dove sei? Bene, pronti? Dove sei? Ancora una volta. Dove sei? Dici che possiamo fare di meglio, Pocoyo? Più forte!
ancora una volta. Dove sei? Sì, certo, Pocoyo, era proprio lì. Dispettoso birichino, Pocoyo. Questo deve essere un altro amico. E un altro ancora. Ma insomma, quante forme ha? Contiamole. Uno, due, tre! Ciao, Ellie! Ho l'impressione che il tuo nuovo amico voglia dirti qualcosa, Pocoyo. Tu che dici? Ah, forse ballare gli ha dato un'idea. Mi piacerebbe proprio sapere cosa hanno in mente. È come se avessero in serbo una sorpresa. Fantastico! Che musica meravigliosa! Evviva Pocoyo! Evviva i nuovi modi di giocare! Ciao ciao! Alla prossima! Addio amici! Ehi, ciao Pato! Come va da quelle parti? Stai mettendo via tutte le tue cose. Sei in partenza. Ma come? Pato, non starai mica partendo sul serio, su! Ma allora è proprio vero! È un addio! Dire addio a Ronfotto? Ah!
Patu, sei sicuro che devi proprio andartene via? Caspita, è un aereo! Sta partendo davvero! Ma Patu, non puoi andartene così! Ti prego, non farlo! Forse se glielo chiediamo tutti insieme cambia idea. Pronti? Ti prego, non andare! Non andare via! Dai, resta! Oh, non serve a un granché, temo. Niente da fare, bambini. È giunto il momento di dire addio al nostro Patu. Forza, diciamo addio a Patu tutti insieme, ok? Addio, Patu! Credo che Pocoyo ed Ellie ne abbiano avuto abbastanza di questo addio, Patu. Che tristezza infinita, bambini! Addio, Patu! Scherzetto, Patu? Facciamo una bella festa di bentornato! Pocoyo, che stai facendo? Tocca a me! Tocca a te, ma certo! È stato tutto un gioco! Ognuno di voi dice addio a turno e poi torna di nuovo a casa! Fantastico! Che ne dite voi? Secondo voi, tocca a Pocoyo ora fare il gioco dell'addio? Sì, ora è il turno di Pocoyo! Addio, Pocoyo, ci mancherai! Tanto è tutto finito! Evviva le partenze e gli addii! Evviva i gioiosi ritorni a casa! Ciao ciao, alla prossima!